in un solo istante scancellato quello che è più bello spento in un bambino, l'innocenza, la fiducia. A parlare è la rabbia di un padre, Stefano Aretino, che forse, come tanti altri, non può provvedere al mantenimento dei propri figli. Con un'ordinanza, il 3 di giugno scorso, il Tribunale dei Minori affida i due figli di Stefano, adolescenti, ad una comunità. L'ordinanza viene eseguita il 22 di giugno e per uno dei due ragazzi è la Polizia Municipale di Arezzo a prelevarlo il giorno dell'esame di terza media. Lo potevano far scappare, lo potevano aspettare quando era a mangiare con me al ristorante, no? No, se va a pigliare nel giorno della fine dell'esame, che tutti si ricordano come un giorno di saluto agli amici, che come si sarà sentito, no? Ora lui dovrebbe riandare a scuola a settembre, no, ci dovrebbe andare a scuola. Una modalità, questa, utilizzata nei casi più estremi è assolutamente legittima. Sono stati in molti, però, sui social network, soprattutto, a chiedersi come mai il nostro sistema non consenta ad un padre di tenersi i propri figli e ancora se non esistano altre modalità per eseguire un provvedimento così delicato. Se deve sensibilizzare l'opinione pubblica perché ciò non riaccada, che dentro le scuole non ci si deve andare a fare questi provvedimenti. Sbagliati o legittimi che siano, perché ce n'è anche tanti legittimi e potrebbe essere anche questo uno legittimo. Io non so qui a discutere la legittimità. Da modalità, quando il giudice aveva detto no, senza l'intervento dell'USMIA. Ed infine l'appello ai due figli affinché il senso di colpa di tutta questa storia non ricada su di loro. Se senti, sta tranquillo, non è colpa tua. I tranelli in questo modo si fanno ai delinquenti. No, ragazzi, che vanno a scuola. Te rianderai fuori a rifare la vita che ha fatto sempre, che tutti possono dire che l'ha fatta nel pieno rispetto delle regole. Sì, ti hanno fatto del male, e parecchio, e lo so. Ma sei un ragazzo forte, non sei più un bambino. Te la vita ti ha portato a crescere alla svelta. E questo ora ti fa comodo.